Allora, iniziamo, riprendiamo a parlare di simulazioni provando fondamentalmente a scrivere insieme un simulatore appena più complesso, ma tutto sommato sempre estremamente semplice, che sarà anche il punto di partenza per la vostra prossima esercitazione. Allora, per rimanere sul leggero, abbiamo deciso di provare a fare un simulatore di un ospedale da campo militare, simulando l'arrivo di esattamente 2000 pazienti nell'arco di 5 giorni. Allora, i pazienti arrivano in modo assolutamente casuale e la distribuzione degli arrivi è uniforme lungo questi 5 giorni. I pazienti arrivano e possono essere fondamentalmente in quattro diverse condizioni, quello che viene chiamato il triage, rosso, giallo, verde o bianco. Allora, i pazienti che arrivano in uno stato rosso hanno bisogno di cure immediate, se no entro un'ora muoiono. I pazienti che arrivano in uno stato, vi avevo detto che era una cosa abbastanza... I pazienti che arrivano in uno stato giallo hanno bisogno di assistenza medica entro 6 ore. I pazienti che arrivano in uno stato verde hanno bisogno di assistenza medica entro 12 ore. I pazienti bianchi, vengono anche chiamati i walking wounded, sono pazienti feriti che camminano, quindi se uno non li cura non gli succede niente, continuano a essere feriti ma se non altro rimangono vivi. A questi quattro stati aggiungiamo un quinto possibile stato per un paziente che ci può servire internamente, che è nero, che è paziente morto. Allora, in quello che proviamo a fare nella primissima versione del programma, del simulatore, proviamo a mettere i pazienti in una unica lunga coda. In questa coda è una coda prioritaria e i pazienti vengono ordinati per gravità, e all'interno della gravità vengono ordinati in base all'ordine di arrivo. Quindi prima vengono serviti tutti i pazienti rossi, poi tutti i pazienti gialli, poi tutti i pazienti verdi, poi tutti i pazienti bianchi, e all'interno dei rossi vengono serviti in ordine di arrivo. Ipotizziamo che quando un dottore inizia a occuparsi di un paziente non può più essere interrotto, quindi un dottore prende in carico un paziente e da quel momento lì, finché il dottore non ha finito, la risorsa dottore non è più utilizzabile all'interno dell'ospedale. Diciamo che indipendentemente dalla gravità del paziente, il dottore impiega 30 minuti tutto sommato per curare, per guarire il paziente, e dopo 15 minuti di cura il paziente guarisce, il paziente smette di correre il rischio di morire. Per cui se il dottore inizia a intervenire su un paziente, dopo 15 minuti il paziente fuori non rischia più di morire, dopo altri 15 minuti il paziente è curato e a quel momento il dottore è libero e può occuparsi di un altro paziente. Assolutamente delle ipotesi ultra semplificate, delle semplificazioni eccessive, che poi proverete leggermente, o proverete anzi voi, a complicare un poco, rendendo il tutto più verosimile. Proviamo a scrivere un simulatore in Java per questo semplicistico modello. Utilizziamo come scenario uno scenario memorizzato in un database, quindi l'arrivo dei pazienti è un arrivo memorizzato all'interno di un database. Ci sono vantaggi e svantaggi in questo, l'avevamo già discusso la volta scorsa, ma vale la pena di ripetere. Allora, se i dati non sono casuali, o meglio sono casuali ma vengono memorizzati, congelati, poi vengono riletti da un database, in qualche modo gli esperimenti sono ripetibili
e questo può essere utile soprattutto nell'ottica di debug o simili. Il problema di avere dei dati fissi è quello che viene chiamato talvolta overfitting. Magari io riesco a trovare una possibile soluzione che funziona benissimo quando il terzo paziente arriva esattamente in quell'istante, il quinto paziente arriva esattamente in quell'istante, eccetera, eccetera. Però se poco poco provo a cambiare l'ordine di arrivo dei pazienti, la mia non è una soluzione generale, è una soluzione che funziona bene in quel caso specifico. E questo è un problema, per cui probabilmente vale la pena di avere degli esperimenti ripetibili finché si sviluppa il codice e poi spostarsi verso esperimenti casuali o pseudo casuali quando uno effettivamente vuole provare a vedere che cosa succede, quindi facendo più prove e cercando di vedere che cosa succede in media nelle varie prove. Diciamo che quando cerchiamo di scrivere un simulatore in Java, in realtà noi siamo nell'ottica di scrivere il programma che poi useremo per fare le prove. Quindi gran parte dello scenario è direttamente scritto nel codice. Non stiamo scrivendo un programma che poi verrà usato da una terza persona come simulatore, quindi deve avere la possibilità di gestire una marea di diversi casi possibili. Stiamo scrivendo un programma per noi, per usarlo noi, per fare noi degli esperimenti. E quindi alcune cose vale la pena di averle, diciamo, modificabili dall'esterno, magari con un minimo di interfaccia, ma la maggior parte dei dettagli sono scritti dentro il codice direttamente. DAO, BIN e Connect li ho già preparati e possiamo iniziare a dare un'occhiata al codice. Faccio partire il database, il motore del database. Allora, la mia tabella, il database chiamato emergency per ovvie ragioni, la tabella degli arrivi contiene un istante in cui il paziente arriva, un ID, qual è il paziente che è arrivato e qual è il codice di quel paziente. Alcuni sono verdi, alcuni sono bianchi, alcuni sono rossi, alcuni sono gialli. Chiaramente nessuno è nero perché non arriva un morto all'ospedale. E poi abbiamo un'altra tabella che semplicemente mi serve a tenere l'elenco dei nomi dei pazienti. E se vi ricordate cosa sono o le avete fatte, una view che mette insieme questi due dati facendo una join, per cui io posso vedere il timestamp, l'ID, il nome e il codice, ma questo mi aiuta soltanto per dare un'occhiata nel database. In realtà ho due tabelle diverse e questa è a tutti gli effetti una query. Qui niente di più di questo, le due tabelle con un inner join. Il DAO è... Fatemi vedere se... È troppo grande il font o va più o meno va bene così?
posso. Allora, il font, io ho un qualcosa che mi serve per prendere un singolo paziente, se mi interessa, e quindi vado a prendere un unico, prima di far vedere questo, probabilmente è meglio far vedere il bin. Un paziente. Quello che per me è un paziente è caratterizzato dall'avere un ID, un nome, uno stato e il codice con cui è arrivato, quindi il triage. Allora, il triage abbiamo detto che può essere rosso, giallo, verde, bianco o nero, e qual è lo stato attuale del paziente. Quindi io posso avere un paziente che è arrivato con uno stato rosso che attualmente è ferito, o un paziente che è arrivato con uno stato giallo che in questo momento è salvo completamente, eccetera. E ovviamente un codice. A questo punto, a parte questi campi, la mia struttura paziente contiene fondamentalmente ordinaria amministrazione. Hashcode, che serve per in qualche modo tirare fuori una hash del mio paziente in modo da semplificare o permettere comunque l'uso di un paziente all'interno di un insieme o di una mappa, e per calcolare la hash del paziente io mi limito a controllare l'ID, e per controllare l'ID la hash di un certo paziente è semplicemente l'ID moltiplicato per questo numero. Questo numero è un numero magico che ha tirato fuori Knut e funziona molto bene per spargere e ridistribuire degli interi lungo per creare una funzione di hash a partire da interi. È parzialmente, l'avevamo visto quando abbiamo parlato di funzioni di hash. Vi ricordo che per quanto riguarda le funzioni di hash, la regola è prendere una funzione di hash fatta da un qualche professionista, ma tendenzialmente non provare a inventarsene una, perché ci sono persone che si sono occupate di funzioni di hash per una buona parte della loro vita, e quindi nessuno di noi, immagino, è in grado di fare di meglio. E questi numeri sono in qualche modo legati alla sezione aurea o alla radice di 2 moltiplicata per il 2 alla 32, insomma ci sono strane formule dietro questi numeri. Comunque questo numero effettivamente funziona abbastanza. Se io voglio avere la hash di un intero, mi limito a moltiplicare questo intero per questo numero e lo restituisco. A questo punto ho bisogno, quando definisco l'hash code, ho anche bisogno di definire l'equal. Ricordate che l'hash code e l'equal sono due funzioni che vanno definite sempre insieme. Quindi l'equal di nuovo è praticamente interamente autogenerato da Eclipse, e quindi tutta la parte iniziale è un oggetto è uguale a se stesso, è diverso da un oggetto nullo ed è diverso da qualsiasi oggetto di un'altra classe. Se gli oggetti sono entrambi pazienti, tutto quello che io faccio è controllare l'ID. Se l'ID è lo stesso, l'oggetto è lo stesso. Poi, ancora più ordinaria amministrazione, getter e setter, per settare le variabili e assolutamente metodi assolutamente autogenerati. Per settare lo stato, in realtà, è leggerissimamente più complicato, perché lo stato è un enum. Un vostro collega la volta scorsa mi aveva chiesto che cos'erano le enum. Le enum è un modo per, diciamo, ridurre i valori
possibili che può assumere una certa variabile. È un intero, ma all'interno di un dominio limitato di valori che mi permette di garantire una certa integrità nei dati, credo che si chiami proprio integrità di dominio. In questo caso io posso specificare una stringa quando voglio settare lo status di un paziente e in base a com'è la stringa vado a mettere lo status in modo corretto con l'enum corretta. Altri getter, assolutamente la stessa identica cosa per il triage. Il costruttore si limita a prendere un ID e un nome e crea un paziente che ha quell'ID, che ha quel nome e che sta bene fondamentalmente. Quindi lo status è safe e il triage è white. E poi la funzione toString, che comunque non va sottovalutata perché nel debug mi può aiutare. Dimmi. Avevo capito l'altra volta, ha detto che quando creavamo degli enum potevano essere soltanto degli oggetti di quel tipo, perché allora li stiamo andando a confrontare con delle stringhe? Ok, allora io creo un enum che in qualche modo restringe i possibili valori che può assumere la mia variabile triage. La mia variabile triage può assumere dei valori triage enum, quindi sono fra virgolette interi, però sono interi che sono limitati ad avere 1, 2, 3, questi 5 valori costanti. E questo mi garantisce sul fatto che non arrivi qualcuno e lo setti a 42, a meno 1 o a un altro valore. Poi, quando ho scritto questo pezzo di codice, ho pensato che creando una persona, un paziente, sarebbe stato comodo talvolta scrivere la stringa "il paziente è safe", scrivendo come stringa "safe". E quindi avevo il problema di settare lo status stringa safe e doverlo convertire in un enum. E quindi la set status non si limita a prendere un valore valido e quindi un valore di quell'enum e a metterlo nella variabile, ma converte da una stringa a quello. Ok? E per quanto riguarda la tabella arrivi, di nuovo tre soli campi che sono il timestamp, quando il paziente arriva nell'ospedale, qual è il triage, ecco perché l'avevo fatto, perché il triage viene nel database come una stringa e quindi avevo bisogno di metterlo nel paziente come un codice, e un intero che mi dice qual è il paziente, e poi i soliti setter e getter, nonché quello per il costruttore che prende tutti i campi e li setta correttamente. Quindi io ho i miei arrivi che sono paziente numero, timestamp e triage. Il triage dovrebbe essere un enum, quindi il database lo vede come enum. Un enum vuol dire che all'interno del database questo è un intero, però è un intero limitato ad assumere... In realtà l'utente lo vede come una stringa limitata ad assumere soltanto un certo insieme di valori. Se noi guardiamo la definizione del dov'è? Se noi guardiamo la table, dov'è? Aiuto. Dov'è? Vabbè, comunque qui.
triage e una enum, e questi sono i possibili valori. C'è anche un'interfaccia più semplice per vederla. Triage è una enum che può assumere questi quattro valori possibili. Quindi io lo vedo come stringa quando faccio una select, lo posso settare come stringa, se lo setto come intero funziona anche. Internamente è un intero e quindi è comunque più efficiente. Ok. Dov'è? Ci sarà un modo per farlo scomparire? Ok. Allora, il DAO ha come funzioni: leggi un paziente, prendi tutti i pazienti e mettili in una mappa in cui ho come chiave intero e come una mappa che unisce, collega un intero a un paziente. Questa non è un vettore perché non ho la garanzia che il numero dei pazienti siano tutti di seguito uno all'altro, siano degli interi che partono da 0, da 1 e salgano, ma potrebbero essere dei numeri sparsi in un range molto più ampio. Poi ho una funzione che mi ritorna una lista di arrivi che mi ritorna tutti i possibili arrivi. Di nuovo, assolutamente ordinaria amministrazione, leggi tutti gli arrivi, fa una query in cui prende tutti i campi dalla tabella arrival, la ordina per timestamp crescente, se riesce a connettersi per il database prepara la query, la esegue e poi cicla sul risultato della query semplicemente aggiungendo i vari arrivi utilizzando il costruttore di arrival. Alla fine chiude la connessione e restituisce L, che è la lista. La mappa, di nuovo, fa un qualcosa di assolutamente analogo, apre tutte le connessioni, prepara la query, esegue la query e poi per ogni riga della query crea il paziente e inserisce nella mappa, associando a quell'ID il mio paziente. Allora, a questo punto possiamo iniziare a pensare al main e l'unica cosa che ho scritto finora è queste 10 righe di main che semplicemente aprono la connessione creano l'oggetto DAO, leggono una mappa di tutti i possibili pazienti e poi una lista di tutti gli arrivi e finché ci sono arrivi semplicemente li stampo. Stampo il codice dell'arrivo, i dettagli dell'arrivo e i dettagli del paziente che è arrivato. Quindi possiamo vedere che il paziente 392 codice verde arriva in questa data qui e il paziente 392 è questo signore qui. Molto molto semplice come inizio. Allora, volendo costruire un simulatore, che cosa ci serve? Aspetto proposte da parte vostra. Allora, probabilmente ci serve una qualche struttura per tenere gli eventi, ovviamente, i pazienti
E poi pensiamo successivamente ai dottori, però limitiamoci ai pazienti. Che cosa abbiamo bisogno di memorizzare? Allora, abbiamo sicuramente bisogno di del concetto di evento. Quindi iniziamo a costruire la nostra classe evento. Allora, di che campi avrà bisogno il nostro evento? Almeno uno. Quando? Protected long time. Quindi abbiamo quando avviene l'evento. E questa è la prima cosa che ci serve. Poi, tutto sommato, in questo simulatore abbiamo una serie diversa di eventi, di cose che possono succedere. Ricordate, gli eventi sono dei punti sulla retta dei tempi in cui il mio simulatore cambia stato, in cui sta cambiando qualcosa, in cui devo registrare che è successo qualcosa all'interno del mio sistema. Quindi gli eventi possibili, un modo per gestire gli eventi possibili è ad esempio quello di pensare a una enum. Tipi di eventi. Allora, quali sono gli eventi che possono succedere in un simulatore di questo tipo? Il primo ve lo regalo, è gratis. Un paziente arriva. Poi? Paziente curato. Come? Paziente curato. D'accordo. E a questo punto la morte di un paziente. Per ora. Com'è? Ah sì, grazie. Sbagliato tasto. In realtà c'è un altro evento. Ed è quando io smetto di trattare quando un dottore smette di curare un paziente, perché se pensate a un paziente che arriva ferito, inizia la cura, dopo un certo periodo è fuori pericolo, però è ancora sotto i ferri, fra virgolette, e quindi è soltanto dopo un altro po' di tempo che il paziente effettivamente si alza e se ne va tranquillo perché ha risolto i suoi problemi. Ok. Quando arriva è inteso che entra direttamente in sala per essere curato o arriva al campo? Allora, io quando ho scritto che il paziente arriva intendo che il paziente arriva al campo. Quindi non ho un evento quando il paziente inizia la cura, e potremmo senz'altro metterlo, d'accordo? Se qualcuno sa l'inglese meglio di me, mi corregga sui termini. Quindi sì, quando arriva in realtà va in coda. Quando arriva va in coda, esatto. Quindi possiamo cambiare o lasciamo arrive, vabbè, lasciamo arrive. Quindi il paziente arriva nel campo, il paziente inizia a essere curato, il paziente è fuori pericolo, il paziente è totalmente guarito. Oh, poverino. Il paziente è morto. Questi sono gli eventi che possiamo avere. E a questo punto avremo bisogno qui di un
questo chiamiamolo event num. E qui abbiamo il, quindi il, un evento avviene con un certo tipo di in un certo istante avvengono un certo tipo di eventi. Poi potremmo aver bisogno di un costruttore. Eccolo qua. Quindi abbiamo un costruttore per quando creiamo un evento e, ripeto, fa molto comodo, un toString. Tanto per stampare. Quindi abbiamo il nostro evento. A questo punto abbiamo bisogno del simulatore vero e proprio. Il simulatore vero e proprio, facciamo un'altra classe, eccolo qui. Allora, il nostro simulatore vero e proprio avrà bisogno di una coda degli eventi e quindi un quick queue. Com'è così? Perfetto. Quindi avremo bisogno di una coda di eventi, avremo bisogno di un metodo che mi dice se ci sono eventi, di un metodo che mi dice aggiungere un evento e di un metodo che mi dice come processare un evento tendenzialmente. E questo è il nocciolo del mio simulatore, è questa classe che quindi ha bisogno di, diciamo che viene chiamata dall'esterno ogni volta che c'è un evento, io chiamo la mia classe e le chiedo di processare un singolo evento. Questo non è assolutamente una cosa che deve essere così. Potrei anche avere un'altra classe che processa gli eventi e il mio simulatore che semplicemente è un contenitore. È puramente una questione di scelta o di gusto. Quindi public events. Ok, allora more events mi dice se la mia coda è vuota e quindi basta che ritorni qual è il metodo is empty, mi sembra. Esempi. Allora, se non è vuota ho altri eventi, quindi sto negando l'essere vuota della coda. Poi ho senz'altro bisogno di una funzione
che aggiunge un evento. E poi avrò bisogno di una funzione che esegue, che legge un evento e lo esegue, se volete lasciare l'esecuzione dell'evento dentro l'ospedale. Quindi, come possiamo chiamarla? Allora, la nostra funzione step, quello che farà è prendere un evento dalla lista e poll, quello per prendere un evento. A questo punto facciamo uno switch sul tipo di evento, event type, problemi sul aggiungiamo tutti i case mancanti ed eccoli qua. E a questo punto lo step avrò tutta una serie di cose che devo fare quando succede un evento. Tanto per fare un minimo di debug. Stampiamo anche l'evento. Torniamo al nostro main e vediamo che cosa fare quando arrivano i nostri pazienti. Beh, allora, tendenzialmente devo costruire un evento. Quello che fa il main è una specie di kickstart, come ho scritto qui, per cui legge il database e inizia a precaricare nel mio simulatore tutta una serie di eventi. Quindi vado avanti scrivendo eventi nel simulatore. Una volta che ho finito di scrivere tutti gli eventi, inizio un ciclo in cui simulo fino alla mia condizione terminale, che può essere o la fine degli eventi o la fine del periodo che voglio considerare, come ci eravamo detti la volta scorsa. Allora, con l'idea di simulare, in questo caso finché ci sono eventi, iniziamo comunque a caricare questi eventi. Allora, devo creare un evento. Il mio evento lo creo con... che caratteristiche deve avere il mio evento? Il tempo e il tipo di evento. Ovviamente manca qualcosa in questo. Allora, l'evento sarà arrivo del paziente e il primo campo era il tipo di evento e il tempo. E il tempo sarà get time. Vi sembra che manchi qualcosa? Io so che è arrivato, che ho un evento di un arrivo in un certo istante. Mi bastano queste informazioni?
No, la risposta è no. In questo caso non mi basta sapere quando succede un evento e che tipo di evento succede, ma mi serve anche sapere a chi succede. Quindi che una persona è fuori pericolo mi riempie di gioia, però devo sapere chi è che è fuori pericolo. Quindi probabilmente anche sapere qual è il paziente a cui succede l'evento, e quindi lo inserisco nel mio. E quindi aumento, aggiungo nel mio costruttore il paziente a cui succede l'evento, e lo devo inserire anche qui. Paziente. Non ricordo mai se qui funziona. No, non funziona. Event timestamp int is undefined. Perché? Ah sì. Forse non è long. Esatto, è un timestamp e non è un long. Così. Allora. Cannot cast from timestamp to long. Potremmo anche mettere tutto timestamp. Anche se questo ci creerà sicuramente dei problemi per convertirlo. Ah, perché? Timestamp qui. Long. Come si fa a convertire un timestamp in un long? Timestamp. Siamo persi, però l'avevo fatto prima di venire qui, quindi funzionava in qualche modo. Allora,
Qualcuno di voi ha ricordi su come si trasforma un timestamp in un... Io su internet ho trovato get time. Get time? Perfetto. Timestamp.getTime? Sull'oggetto timestamp. Get time mi sull'oggetto timestamp. Come? Sull'oggetto timestamp. Appunto, get time. Ok. Get time, perfetto. Ok, grazie mille. Allora, quindi abbiamo convertito il nostro coso in un timestamp. Ok. Qui abbiamo un long. E qui nel nostro main abbiamo il nostro evento, e a questo punto aggiungiamo l'evento nel nostro simulatore, che dobbiamo chiaramente dichiarare in qualche modo, quindi possiamo metterlo qui. Ospedale. Add event e. E quindi abbiamo il nostro evento aggiunto e possiamo vedere se tutto funziona ancora. Allora, ci basta mettere questo? No, tendenzialmente dobbiamo anche mettere un dobbiamo anche mettere un vabbè, poi lo vediamo dopo perché abbiamo anche bisogno di mettere un nuovo evento con, diciamo, prevedendo la morte del paziente. Per cui l'idea è, quando arriva un paziente, io metto quando arriva il paziente e quando, fra virgolette, morirebbe il paziente. Poi vedo se riesco a curarlo in tempo, bene. Questo mi porta ad avere un altro problema che io talvolta ho nei simulatori e con cui devo fare i conti, ed è una serie di eventi che devo ignorare. Perché se io, quando arriva un paziente, mi segno quando arriva e quando morirebbe, poi riesco a curarlo. Una volta che il paziente è curato, comunque mi arriva l'evento che quel paziente lì, fra virgolette, morirebbe. Però quel paziente lì ormai è curato e quindi io posso ignorare l'evento. Andare a togliere un evento dalla coda degli eventi, dalla lista degli eventi, tendenzialmente è un'operazione abbastanza faticosa. Per cui è molto meglio avere un meccanismo che ci permette di ignorare tutta una serie di eventi, perché a questo momento qui non sono più validi. Sono cose che io ho buttato nel futuro, punti su cui fare attenzione nel futuro, ma ormai quell'evento lì non si verifica più e quindi non mi interessa più. Quindi io aggiungo il mio evento aggiungo il mio evento, e a questo punto devo anche creare un altro evento con il paziente che muore. Allora, il paziente che muore in un dato momento, che dipende da quello che è la condizione con cui arriva. Quindi posso sempre usare posso creare un altro evento. Chiamiamolo D, con il paziente questa volta che muore, sempre lo stesso paziente, però in un istante diverso di tempo.
e questo istante dipende dalla gravità del paziente, quindi get triage, che mi ritorna una stringa. Allora, se il triage è uguale a dov'è l'arrivo? To string triage. Se il triage sarà uguale a l'elenco dei possibili triage, scusate, ce l'ho scritti qui nel paziente. Allora, questo è l'elenco dei possibili triage. Quindi, se il paziente è rosso, vi ricordate quando il poveraccio TD più uguale, quanto era? 60 minuti? Allora, il tempo dovrebbe essere in secondi, se non sbaglio. Quindi 60 per 60 potrebbe essere. Se il triage era giallo, il paziente, vi ricordate quando verde, e se era white, se era white in realtà non deve proprio rischiare di morire. Vi ricordate com'è? 6 ore e 12 ore. Quindi 6 ore se sono secondi e poi 12 ore. A questo punto l'evento di lo metto così, e se TD aggiungo l'evento, perché se il paziente è bianco sicuramente non ho bisogno, se il paziente è bianco o nero non ho bisogno di inserire il dato. Allora, quindi carico la coda degli eventi. Quando arriva un paziente, creo un evento con il paziente che arriva, lo aggiungo nella coda degli eventi e vado avanti. L'ospedale, avrò bisogno di un costruttore dell'ospedale che mi crea questa coda. Quindi new priority queue di event. Ok, quindi quando creo l'ospedale creo la mia coda prioritaria dei miei eventi.
E questo mi fa ricordare che ho dimenticato un'altra cosa nell'evento, ed è che l'evento deve essere comparable. Ricordate, perché per poter essere messo in una coda prioritaria il mio evento deve essere comparable. Quindi implementa comparable di event, e a questo punto mi dirà che devo aggiungere i metodi non implementati, e il compare to. Il compare to, avevamo visto la volta scorsa, posso semplicemente usare il compare to del time. Quindi compare time here. E arg 0. Ecco qua. Quindi in questo modo io confronto quando devo confrontare fra di loro due eventi, confronto il loro tempo. Mettiamo diverso da 0. Allora, vediamo se il tutto, se non altro, non si pianta, che sarebbe già un buon risultato. E per ora abbiamo semplicemente questi eventi. Allora, una volta precaricato l'elenco degli eventi nella mia coda, a questo punto inizio e vado avanti finché ci sono eventi, li parsifico e li eseguo. Quindi while hospital.moreevents, finché ci sono eventi, quello che faccio è hospital.step. Qui super semplificato, per cui in realtà potrei trovarmi a dover cambiare questa situazione qui, perché magari non devo continuare finché ci sono eventi, o devo interrompermi in un altro modo, o altre possibili cose. Però siamo qui, e qui finché ci sono eventi io eseguo l'evento e fondamentalmente non faccio nulla, per ora lo tiro fuori e lo stampo. Controlliamo se il tutto per ora funziona con le persone che arrivano, quindi ho un evento per quando arrivano e un evento per quando muoiono, per cui avrò prima tutti gli arrivi e perché probabilmente il tempo non è in secondi, ma è con una risoluzione più piccola. Allora vediamo che cosa è TD.
Sì, direi che sicuramente non è secondi. Get triage e green. Quindi scritto così e potrebbero essere in millesimi? Qualcuno controlla se il time, qual è la risoluzione del timestamp? Potrebbero essere millesimi. Continua a non morirne nessuno, il che... Come? Oddio, sì, scusatemi. Vergogna, veramente. Ok. Però avere il triage scritto così non mi... Eh? Sì, andiamo sempre qui. Ok, come si fa il confronto fra stringhe? E infatti adesso iniziano giustamente. Allora, siamo abbiamo le persone che stanno arrivando e noi scheduliamo la loro dipartita. A questo punto, come possiamo fare per gestire l'ospedale? Allora, nell'ospedale noi possiamo pensare di avere a disposizione un certo numero di medici. Allora, come i modi in cui è possibile gestire i diversi medici sono assolutamente innumerevoli. Possiamo pensare a una classe medico oppure semplicemente un indice, visto che stiamo arrivando verso le 4. Possiamo semplicemente pensare a un intero che mi dice quanti sono i medici disponibili e io aumento di uno e diminuisco di uno a differenza che io stia usando o non usando un medico. Questo non mi dà la possibilità di gestire diversi tipi di medici, però è comunque dottori. E all'inizio posso dire che quando io creo il mio ospedale, i dottori sono ad esempio 4. Allora, che cosa succede
nell'ospedale quando... come posso gestire i pazienti all'interno dell'ospedale? Allora, innanzitutto mi serve una coda di pazienti, perché ho bisogno di sapere quali sono i pazienti, come sono i pazienti e qual è il prossimo paziente che io devo trattare in qualche modo. Quindi il mio ospedale avrà bisogno di una coda di pazienti. I pazienti, tutto sommato, sono un oggetto paziente che però non include il momento in cui è arrivato nell'ospedale. Avrei bisogno di un paziente con attaccato il momento in cui è arrivato nell'ospedale, in modo da poter ordinare e a poter trattare i pazienti nell'ordine in cui sono arrivati. Quindi posso creare una nuova classe o provare a mettere semplicemente qua dentro un nuovo campo che mi dice quando il paziente è arrivato nell'ospedale. Questo vuol dire che nel mio ospedale, quando io avrò bisogno di avere un elenco di pazienti. Questo è il DAO, scusate. Quindi il mio ospedale deve contenere un elenco di pazienti. Come elenco di pazienti posso semplicemente utilizzare la mappa che ho caricato nel main. Se ricordate, il main si carica l'elenco dei pazienti in questo modo. Quindi posso avere un qualcosa di analogo nel mio ospedale, e posso aggiungerlo, se voglio, nel mio costruttore, oppure posso creare un setter. O un aggiungi paziente, come credete? Quindi nel mio main, quando vado a costruire il mio ospedale, leggo l'elenco dei pazienti e li vado a settare nell'ospedale. Metti la mappa dei pazienti, mappa dei pazienti. A questo punto il mio ospedale ha la mappa dei pazienti. Cosa faccio nell'ospedale quando ho un'azione o un evento che un paziente è appena arrivato? Beh, semplicemente mi posso segnare che quel paziente è l'istante in cui quel paziente è arrivato. Quindi quel paziente lì, questo è il mio paziente, e a questo punto posso dire che è arrivato in un certo istante. Quindi probabilmente mi serve qui nel paziente getter e setter per mi serviranno getter e setter per quando il paziente è arrivato.
è segno che è arrivato in quell'istante. Quindi il mio paziente, prendo il paziente, vado a vedere il codice del paziente e mi segno che è arrivato in quell'istante. A questo punto nel mio ospedale devo avere una coda dei pazienti e quindi lo andrò a mettere nella coda dei pazienti. Coda dei pazienti che io ancora non ho. Quindi lista d'attesa. Quindi avrò bisogno di una coda di pazienti. Coda di pazienti che sarà inizializzata con una coda prioritaria. Se la coda dei pazienti è una coda prioritaria, i pazienti devono essere ordinabili. Quindi qui vado a aggiungere il paziente alla mia coda. List. Qui vado ad aggiungere il mio paziente alla mia coda. Però i pazienti devono essere confrontabili. E il confronto fra i pazienti come deve essere? Allora, il confronto fra i pazienti, se i pazienti hanno lo stesso triage, devono essere confrontati in base all'ordine di arrivo. Altrimenti la priorità deve essere definita in base alla gravità. Quindi si chiama allora confronto quando sono arrivati. Potrebbe essere così. Altrimenti se il primo è rosso la Comperco cosa ritorna? Meno 1, 0 e 1? Cosa ho sbagliato? Meno 1 se il primo è minore, negativo 0. Ok, quindi se
non sono uguali, perché se fossero uguali confronterebbe su quando sono arrivati. Se no, se il primo è rosso, ritorna meno 1. Qui. Vediamo un po' di svariati casi. Se il secondo è rosso, ritorna 1. Sarebbe tanto più comodo convertirlo in un intero. Adesso poi. Poi se il primo è giallo restituisce il primo, se il secondo è giallo restituisce il secondo. Verde era verde. Mi sembra particolarmente brutto questo codice, però non so se vi sembra che possa funzionare. Arriverà mai qui. Comunque ci serve un qualche cosa che confronti fra di loro due pazienti. Torniamo all'ospedale e siamo quindi a quando arriva un paziente. E sono le 4:05 e quindi direi che ci fermiamo e ho bisogno di chiedervi qualcosa e quindi però ve lo chiedo a microfono spento.